Questa sera, più che un film, andremo ad esplorare quella che probabilmente è una vera leggenda metropolitana. Vera sì, nel senso che non abbiamo fonti, non abbiamo dati certi, ma in onore della nuova serie che sta per uscire, mancano meno di 24 ore domani su questo canale. Andiamo ad esplorare un film che si fonda sì su una storia vera, ma una storia che a quanto pare ha scatenato una vera leggenda metropolitana. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Buonasera a tutti, cari viaggiatori del mistero, cari pirati sempre golosi di tesori misteriosi. Io sono Luigi Giuva e vi do il benvenuto sulla tradizione antica per il nostro format settimanale, film horror tratti da storie vere. Questa sera andremo a scoprire una storia davvero inquietante, un film che spaventa e ha spaventato generazioni di persone. Se non lo avete visto, io vi suggerisco di andare immediatamente a vederlo. Di che film stiamo parlando? Beh, stiamo parlando di The Mothman Prophecy, Voci dall'ombra, grandissimo film. Lo vedete già dalla locandina chi è il protagonista di questo film. Ma andiamo a vedere, a conoscere subito il regista, ovvero Mark Pellington, che è il regista di questo straordinario film del 2002. L'attore principale, Richard Gere, che interpreta un giornalista, John Klein, profondamente segnato dalla morte di sua moglie, una donna uccisa da un tumore al cervello, diagnosticatole durante gli accertamenti ospedalieri che ha eseguito in seguito ad un incidente stradale. E chi è? Beh, lo vedremo dopo. Chi è l'attrice che interpreta l'agente Connie Mills? Ed è Laura Linney. L'abbiamo già vista, l'abbiamo già conosciuta. Proprio in questa serie abbiamo parlato di lei, e cioè nell'esorcismo di Emily Rose. Ed eccola di nuovo come grande interprete di questo film. Ma dicevamo, John Klein è ossessionato dalla morte della moglie, ma è ossessionato anche da una serie di strani disegni che sua moglie faceva proprio poco prima di morire, e soprattutto una domanda che ricorreva da parte della donna: lo hai visto? Sei riuscito a vederlo anche tu? Finalmente John Klein decide di lasciarsi alle spalle questo periodo difficile, si butta a capofitto nel suo lavoro e mentre è diretto in Virginia per intervistare un politico, Klein si ritrova a Point Pleasant ed ecco che incontra Laura Linney, alias l'agente Connie Mills, che gli spiega che nella cittadina si sono verificate una serie di inquietanti visioni di un essere che viene chiamato l'uomo falena, The Mothman. Quando Klein si accorge della strana somiglianza tra le descrizioni dell'essere in questione e i disegni di sua moglie, beh, abbandona l'intervista col politico e decide di indagare. E come va a finire? Ah, non ve lo dico, non vi dico come va a finire. Andate a guardare il film perché è un film che merita di essere visto. Dunque, questo film sembrerebbe proprio essere tratto da una storia vera. E quindi, di che storia si tratta? Prima di dirvelo, io voglio dirvi cosa potete fare voi per far crescere questo canale, e cioè sicuramente voi potete mettere un like a questo video se vi è piaciuto, mettete like e non soltanto, potete tranquillamente lì sotto proprio dove c'è la filigrana, cliccare sulla filigrana e vi si aprirà il tasto iscriviti ed ecco che grazie a questo tasto potrete entrare
entrare a far parte della tradizione antica. Ma non dimenticate di iscrivervi con la campanella, è importante, perché la campanella vi terrà aggiornati su tutti i contenuti del canale. Inoltre, sapete benissimo, ormai state cominciando a seguirla, che c'è una pagina Instagram dove aggiungo ogni tanto delle chicche, dei contenuti sui video che andiamo a postare. Proprio in questi giorni vi ho fatto una domanda sull'ultimo video in merito a Cicatilo, andate a vederlo se non l'avete visto, e iscrivetevi al nostro gruppo Telegram anche qui invece spero si siate voi a portare dei contenuti nuovi rispetto al canale. Ormai lo sappiamo, abbiamo una pagina Facebook, quindi vi invito ad andare a guardare la nostra pagina Facebook e a mettere un like anche lì, sempre la tradizione antica. Bene, quindi andiamo a vedere che cosa potete fare. Voi l'abbiamo visto, andiamo a vedere allora quindi qual è la storia che si cela dietro a questo film. La storia vera è la storia dell'uomo falena, è una storia che accade realmente nella cittadina di Point Pleasant, quindi il film colloca gli eventi cinematografici dove sono accaduti gli eventi reali. Cosa c'è di vero? Viene avvistato nella Virginia occidentale, appunto, negli anni 60, viene avvistato quest'uomo falena. Quando accade la prima volta? Il 12 novembre del 1966, un gruppo di 5 uomini che si trovavano in un cimitero ed erano impegnati ad allestire una tomba, notarono una figura umanoide di colore scuro spiccare il volo dagli alberi che erano nelle vicinanze. 3 giorni dopo toccò a 2 coppie che si trovavano a passare davanti a una vecchia fabbrica di trinitrotoluene, una fabbrica che era in disuso dalla seconda guerra mondiale. I 4 furono incuriositi da 2 luci rosse all'ombra di un generatore elettrico che era situato accanto al cancello della fabbrica, e si resero conto con orrore che non erano luci, erano degli occhi di un essere alto circa 2 metri, dotato di grandi ali. Terrorizzati, i 4 fuggirono verso la città e raccontarono l'accaduto al vice sceriffo Millard Halstead, il quale dichiarò di conoscere bene i testimoni degli eventi e tra l'altro disse che erano stati inseguiti per un tratto di strada da questo uomo falena. Le dichiarazioni dello sceriffo Halstead furono molto nette, disse: conosco questi ragazzi da quando sono nati, non si sono mai cacciati nei guai. Quella notte erano davvero terrorizzati. Da quel momento le testimonianze su The Mothman, l'uomo falena, che venne chiamato così dalla stampa perché in quel periodo era in voga il telefilm Batman, si susseguirono a un ritmo costante fino quasi a metà dicembre del 66, per farsi poi via via più sporadiche l'anno seguente. Stando a diverse testimonianze, l'uomo falena era descritto come una figura umanoide alta circa 2 metri, di colore grigio, con un'apertura alare di circa 3 metri e grandi occhi rossi luminosi di circa 5 centimetri di diametro. Ed ecco quindi che abbiamo scoperto la storia dell'uomo falena, abbiamo visto l'uomo falena e abbiamo visto che cosa ci racconta questa cittadina e i suoi avvistamenti. Nel tempo, col passare del tempo, fino ai giorni di oggi, gli avvistamenti si sono sempre più diradati, fin dall'inizio degli anni 2000 ormai si hanno notizie davvero sporadiche. Noi non sappiamo assolutamente se sia vera questa storia, non ci sono foto, non ci sono immagini, non ci sono video dell'uomo falena. Abbiamo soltanto la testimonianza, e questa testimonianza che produce un grandissimo film che nuovamente vi invito ad andare a vedere. E con questo vi ho detto davvero tutto, quindi io vi mando il mio solito bacione, un abbraccio di cuore a tutti quanti voi e ciao a tutti, alla prossima!